Mi dispiace una cifra. Mi dispiace veramente, veramente tanto. Però ci sono anche dei però. Questo titolo è un po' provocatorio, no? Sfogo col punto di domanda. Perché molte persone dopo una glanda dicevano che io facevo sempre sfoghi, no? Allora mi hanno detto, voi tanto niente qua Alisson farai uno sfogo sicuro. E invece la prendete in quel posto perché non faccio solo sfogo per Alisson. Ora vi spiego tutto. E ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, qui è Pablo Giallorosso. Purtroppo Alisson ormai pare fatta il suo passaggio a Liverpool dalla Roma per 75 milioni di euro. Una cifra veramente clamorosa e anche storica, perché se non erro è il trasferimento per un portiere più oneroso della storia del calcio e anche la cessione più onerosa della storia della Roma, se non erro, mi pare di sì, ma le statistiche importano poco in questo momento. Allora, mi dispiace, cioè queste sono due facce, come dissi in un video che feci uscire circa un mese fa, 3 settimane fa, no? Dicendo che Alisson non fosse insostituibile. In quel video dissi delle cose che non voglio ripetere, che il video è già fatto, no? Era inutile. Allora, diciamo che mi dispiace tantissimo perché diciamo addio al portiere più forte del mondo in questo momento. Quando lo dicevo in precedenza, tutti mi davano del pazzo, dicevano no, solo perché è romanista lo dici, lui sarà tra i migliori 5, i migliori 3, per me ragazzi è il più forte al mondo. Dirò una baggianata, ma sicuramente adesso che non è più della Roma tutti gli altri diranno che è il più forte al mondo, sono sicuro. Ragazzi, diciamo addio al portiere più forte al mondo, o perlomeno tra i migliori 3, e forse al portiere più forte della storia della Roma. Ha fatto un solo anno, si può dire, ha fatti due, ma uno titolare, in un anno è riuscito a far innamorare i romani perché era diventato un idolo per i romanisti. Ogni volta che entrava in campo riceveva l'ovazione allo stadio olimpico. Lo so perché io andando allo stadio lo vedevo. Entrava in campo i portieri, Alisson Becker, tutto lo stadio in piedi ad applaudirlo perché veramente aveva fatto innamorare Roma e i romanisti per le parate che ha fatto. Ci ha salvato moltissime volte, diciamo, il dietro schiena in Champions. Ricordo la partita con l'Atletico Madrid, ma anche in campionato, no? È stato molte volte decisivo. Sicuramente ci ha regalato molti punti, salvandoci molto spesso le situazioni critiche, parando l'imparabile. Alisson Becker, io devo solamente ringraziarlo, ti dico solamente grazie per quello che ha dato alla Roma. Purtroppo era inevitabile, diciamo, la successione, perché dopo una stagione simile le squadre iniziano a offrirti tantissimo e ragazzi, 75 milioni per un portiere, andiamo al sodo, sono tanti. Io posso capire che la Roma l'abbia venduto, magari qui voi non siete d'accordo. Ragazzi, sono il primo. Il primo che dice che Alisson doveva rimanere, perché ragazzi Alisson è forte, veramente forte, però ragazzi davanti a un'offerta di 75 milioni di euro per un portiere, ragazzi, vacilli, vacilli facilmente. È facile a parlare quando stai dietro uno schermo, quando stai dietro al giornale a leggere notizie, ma voi immaginate che arriva un'offerta di questo calibro alla Roma e tu lì vacilli, è logico questa cosa qua. È vero che ogni anno vendi i giocatori più forti, però un portiere, 75 milioni, ragazzi, io sinceramente posso capire che l'abbiamo accettata. Diciamo che la cosa mi infastidisce di più per il semplice fatto che il secondo top player che quest'anno vai a vendere, dopo Nainggolan, vende anche Alisson, e sono due top player, e in un'estate vendendo due top player non è il massimo. Io, diciamo che 75 milioni di euro, ragazzi, me lo porto a Fiumicino, mi dispiace dirlo, sono tantissimi, però questa è anche una mentalità che a me dà fastidio, perché diciamo che l'altra cosa che penso è che se la Roma deve dare un segnale forte alla grande squadra, alla grande società, non mi vai a vendere ogni anno i giocatori più forti. Per me la permanenza di Alisson sarebbe stato un chiaro segnale a livello societario, sarebbe un segnale veramente importante, sarebbe stato per la Roma, per il club Roma, perché se noi vogliamo ambire ai massimi livelli, se noi vogliamo diventare un top club europeo, e i giocatori forti alla fine vedono Roma solamente come un trampolino di lancio, perché Monci, i giocatori dicono Roma non è un trampolino di lancio, ma una cavolata, perché se ogni anno i giocatori più forti dalla Roma, dopo una grande stagione, se ne vanno all'estero, tipo al Liverpool, tipo al Real Madrid, al Barcellona, al Paris Saint-Germain, alla Juve, allora vuol dire che tu sei a Roma come trampolino di lancio. E la Roma ci sta allora ad essere un trampolino di lancio. La Roma è la prima a dire ok, sono un trampolino di lancio, perché se tu non vuoi essere un trampolino di lancio, riesci a tenerti i giocatori forti per vincere. Era importante la permanenza di Alisson sotto questo aspetto, perché noi diciamo no, noi siamo un grande club e Alisson ce lo teniamo perché essendo un grande club dobbiamo avere grandi giocatori. E questo mi dà fastidio, per questo non mi sarei arrabbiato che l'abbiamo venduto. Però diciamo che fosse stato
un centrocampista mi sarebbe di più. Infatti con Nainggolan fece uno sfogo. Per quanto riguarda Alisson non faccio nessuno sfogo, perché ripeto, essendo un portiere, 75 milioni sono tanti. Un portiere rimpiazzabile, questa è la differenza. Che uno può vincere anche con un Antonioli. La Roma ha vinto lo scudetto, lo dico 20 volte al giorno, con Antonioli, un portiere scarso. Mi dispiace dirlo, ma Antonioli non era forte, non è un grande portiere. Abbiamo vinto con un portiere mediocre. Tutto il rispetto per il portiere del mio scudetto, ma per farvi capire il concetto. Quindi, noi abbiamo avuto Alisson, che abbiamo vinto una mazza. Niente, niente. Allora, questo io sto dicendo, che con 75 milioni tu ti vai a comprare un portiere che magari paghi un terzo di queste cifre, o perlomeno la metà, con gli altri soldi ti tamponi una squadra, ti aggiusti un po' i reparti dove manca qualcosa. Io spero che la Roma faccia così. Ovviamente se, i nomi che si fanno a me non mi piacciono, forse non mi accontento, ma Olsen, Areola, io non li voglio, non mi piacciono. Non mi piacciono a me Olsen, Areola, non li voglio. Poi se dovessero arrivare, amen, li sosterrò perché saranno giocatori della Roma, ma non sono profili che mi piacciono. Ecco, purtroppo al momento non sono portieri abbordabili che mi piacciono. Ci sarebbe un Courtois, ma un Courtois va Real Madrid, Keylor Navas no. E quindi, raga, accontentiamoci. Mi dispiace. Alisson, grazie di tutto. In bocca al lupo. E stiamo a fare la squadra a Liverpool. Sarà Alisson, vabbè. Bella lì. Questo devo finire qui. Lascia un like, un commento, iscrivetevi. Vabbè, giorno è tutto. Adios.